Per me pregare è come respirare. Se chiedono ma tu perché preghi, è come se ti chiedono ma tu perché respiri. È semplice, per vivere. E la preghiera è questo: io prego perché vivo e vivo perché prego. Pregare poi non è dire preghiere, dire formule, ripetere parole. Pregare è come voler bene. Tante volte vengono delle persone e dicono: padre, preghi per me perché io non ho tempo, preghi lei perché io non trovo il momento. Ma io rispondo che non è che ci voglia tanto tempo per pregare, perché è come voler bene. Se tu vuoi bene a una persona, vuoi bene qualsiasi cosa tu faccia, qualsiasi lavoro tu stia facendo. Non occorre mettersi lì e dire: adesso ecco, per mezz'ora voglio bene a quella persona, oppure per mezz'ora adesso prego. La preghiera è già in noi, tutto nell'universo prega. Pregano queste colline, pregano questi alberi, pregano il corniolo alle mie spalle. Tutto prega nella natura, perché tutto ascende verso Dio. Tutto prega perché tutto è in cammino verso Dio, e noi siamo la voce cosciente di questo cammino universale verso Dio. La preghiera è la consapevolezza che ogni creatura è incamminata verso il suo Signore.